Dottoressa, quali bisogni lamentano i pazienti con patologie croniche nell'accesso alle terapie del dolore e nel piano di cura? Allora, quello che fondamentalmente lamentano i cittadini è che intanto c'è una poca o scarsa conoscenza della legge. Diciamo che sono 14 anni che abbiamo questa legge nel nostro paese, una legge innovativa che comunque è riuscita a tenere dentro tutti gli aspetti fondamentali di quelli che potrebbero essere la presa in cura di una persona che soffre di dolore. Questa assistenza si estende anche ai familiari e ai caregiver, che non è poco. Purtroppo però non è applicata nel nostro paese, non è riconosciuta, quindi manca una sensibilizzazione soprattutto da parte di tutto il componente ospedaliero e medico. Quindi io non vorrei dire che i medici non conoscono la legge, ma purtroppo sono poco sensibili ad applicarla, quindi inevitabilmente non in tutti i luoghi di accesso alla salute c'è la possibilità di che venga riconosciuta. Fondamentalmente i cittadini non riescono ad accedere alle cure palliative o alla terapia del dolore su tutto il territorio in maniera uniforme. Spesso quando hanno un primo contatto con un terapista del dolore, nel momento in cui tornano a casa, perché inevitabilmente dopo un primo momento la persona rientra a casa, non ha la stessa possibilità di accedere alle cure sui territori. Quindi manca proprio questa continuità assistenziale e sarebbe importante anche che ci fosse una forte interazione e comunicazione tra quello che è il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e il terapista del dolore. Non ci dimentichiamo che la legge 38 del 2010 riconosce a tutti i cittadini la possibilità di accedere a questa legge, quindi abbiamo proprio diritto al dolore, un diritto a che il dolore venga riconosciuto, misurato e tenuto in considerazione, indipendentemente dall'età, perché anche in età pediatrica il dolore va trattato, riconosciuto e curato, e indipendentemente dalla patologia, cioè si è portati a pensare che per alcune patologie, magari per le patologie oncologiche, c'è un po' più di attenzione al dolore, ma il dolore si prova anche semplicemente perché una persona ha problemi alle articolazioni, l'emicrania o quant'altro.